राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 del nostro maestro spirituale sono la dimora del puro servizio devozionale. Mi inchino a quei piedi di loto con grande cura e attenzione, mia cara mente, e per la grazia del maestro spirituale noi possiamo superare questa esistenza materiale e ottenere la misericordia di Krishna. Ma che gli insegnamenti provenienti dalla bocca di loto del maestro spirituale diventino tutt'uno col tuo cuore e non desiderare altro. L'attaccamento ai piedi di loto del maestro spirituale è il modo migliore per avanzare spiritualmente. Per la sua misericordia tutti i desideri di perfezione spirituale sono soddisfatti. Colui che mi ha dato il dono della visione trascendentale è il mio Signore vita dopo vita. La sua misericordia e la conoscenza divina si rivela nel cuore. Da lui si ottiene la prema bhakti. E da lui l'ignoranza è distrutta. Le scritture vediche cantano le sue glorie. O maestro spirituale, oceano di misericordia, e amico delle anime cadute, sei il Signore e la vita stessa di tutti in questo mondo. O maestro, sii misericordioso e ponimi all'ombra dei tuoi piedi di loto. Possono le tue glorie fondersi nei tre mondi. Srila Prabhupada ki jai. Jaiyo Prabhupada, Jaiyo Prabhupada, Jaiyo Prabhupada, Jaiyo Prabhupada. Jaiyo Prabhupada, 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 Jaiyo Prabhupada. Si Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Thank you.
Sharanam Padma Kevala Bhakti Sava. Bando Mui Sava. Bando Mue Savadana Mati Yahara Prasade Bhai Bhavatoriya Jaya Prapti hoy jaya hoti Krishna prapti hoy jaya hoti Vive Prakashito Vive Gyanaride Prakashito Prema Bhakti Ha Hoite Avidya Vinashayate Prema Bhakti Ha Hoite Avidya Vinashayate
de Gahayara Charito. De Gahayara Charito. Sikuru Karuna Sindhu Hada Marjanara Bandhu. Sikuru Karuna Sindhu Hada Marjanara Bandhu. Lokana Lokera Jivana. Lokana Lokera Jivana. Bravo coro doya de amore pada chaya bravo coro doya de amore pada chaya Bebeya sagusho te kovana, papai de loilo sarana. Bravo papa ti tapavana, bravo papa ti tapavana. Jaya bravo pada, bravo pada. Prabhupada jaya
Namaham Bhajami.
Jaya Goranitai, 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 Shishi Goranitai. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Jaya, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Yashomati Nandana Vrajabaro Nagara Gokula Ranjana Gana Yashomati Nandana Vrajabaro Nagaram Gokula Ranjana Gana Gopi Paranadana Madana Manohara Gopi Paranadana Madana Manohara Kaliyadamana Vidana Kaliyadamana Vidana Amalarinami Avilasa Amalarinami Avilasa Pida Purandara Navina Nagara Boram Vamsi Vadana Suvasa Vipina Purandara Navina Nagara Boram Vamsi Vadana Suvasa Vraja Jana Palana Surakulana Sana Raja Jana Palana Surakulana Sana Nanda Godanara Koyala Nanda Godanara Koyala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Yamuna Tata Chara Gopi Vasanara Rasa Rasika Kripa Moya
Yamuna tachara gopi vasanara dasara sika kripa moyam. Shri Radha Vallabha Vrindavana Natabhara Shri Radha Vallabha Vrindavana Natabhara Bhakta Devinito Ashraya Bhakta divinito ashraya Yashomati nandana vraja varonagara Gokula ranjana gana Amalari namavya vilasa Amalari namavya vilasa Govinda madhava navanita daskara Govinda Madhava Navanita Daskara Chirata Vallabha Vrindavana Natabhara Chirata Vallabha Vrindavana Natabhara Jaya Radha Rama Jaya Radha Rama Radha Rama Jaya Radha Rama Jaya Radha Rama Radha Rama Radha Rama Jaya Radha Rama Nittai Gaur Haribo 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 Nittai Gaur Haribo Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nittai Gaur Haribo 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 Nittai Gaur Haribo Haribo, 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 Nittai Gaur Haribo. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Thank you.
Premadana cartella Gopijana balaba giribada dari. Il cartello di Anilo Premadana Yasodanandana Rajajana Ranjana. Yasodanandana Vrajajana Ranjana. Yamuna Tiravana Charin. Yamuna Tiravana Charin.
Jai Radha Madhava Punjabi Hari. Jai Radha Madhava Punjabi Hari. Gopi Janna Ballabha Giribada Dari. Gopi Janna Ballabha Giribada Dari. Yasoda Nandana Raja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Raja Jana Ranjana. Yamuna Tiravana Chari. Amuna Tiravana Chari. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava Kunjabi. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Jehanilo premadana karuna prachur. Jehanilo premadana karuna prachur. Jehanilo premadana karuna prachur. Heno Prabhu Kota Gela Acharya Thakur. 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 Kaha Mohora Svarup Rupa Kaha Sanatan. Kaha Mora Svarup Rupa Kaha Sanatan. Kaha Mora Svarup Rupa
Kaha sanatam, kaha mora swarupam. Kaha dasaragunata patita pava. Kadasa Ragunatha Patita Pava. Kadasa Ragunatha Patita Pava. Kadasa Patita Pava. Kaha Mora Bata Yuga, Kaha Kavira. Kaha mora bata yuga, kaha kavira, kaha mora. Eka kale kota Gela Guranatha Raj, Eka Kale Kota Gela Guranatha Raj, Eka Kale Kota Gela Guranatha Raj, Eka kale kota ge la Guranatha Raj. Pasane kuti bo mata, anale pasi ba ho ho ho. Kuti bo mata. Anale pasiba, pasane kutibo mata. Anale pasiba, anale pasiba. Goranga gonera nidi kota gela pabo. Goranga gonera nidi kota gela pabo. Goranga gonera nidi kota gele pabo. Goranga gonera nidi kota gele pabo. Se saba sangira sange, ye koi lo bila se saba sangira sange, ye koi lo bila se saba sangira sange, ye koi lo bila.
se sabha sangi rasangi se sangana paya kande narotamada se sangana paya kande se sangana paya kande narotamada se sangana paya kande narotamada ye anilo premadana karuna pracho ye anilo karuna pracho Dehanilo premadanam karuna prachu yehanilo karuna prachu Eno Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Eno Prabhu Kota Gela Eno Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Eno Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurabhe Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahayam Tadati Svapadam Tikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvate Deve Goravane Pracharine
Nirvishesha Sunyavadi Paschatyade Sattarine. Srila Prabhupada Ki Jai. Oggi è il giorno della scomparsa di Srila Prabhupada e leggiamo verso dal primo canto del Bhagavatam, capitolo il tredicesimo, si intitola Dhritarashtra lascia il palazzo, e leggiamo il numero 10. Bhavad vida Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vibho Tirthi Purvanti Tirthani Svanta Stena Gadabrita. Shishiradra Manji Ki Jai, Shishiradari Maharaj Ki Jai, Shishiradari Ki Jai, Shira Prabhupada, Charya Dev Ki Jai. Bhavad Vida Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vibho Tirti kurvanti tirtani svantastena gadabrita bhavadvida bhagavatas tirta bhuta svayam vibho tirti kurvanti tirtani svantastena gadabrita Bhavad Vida Bhagavatas Tirtha Bhuta Svayam Vibho Tirthi Kurvanti Tirthani Svantastena Gadabrita. Bhavat, tua grazia, vida, come, Bhagavata, devoti, tirtha, luoghi santi di pellegrinaggio, Bhuta, trasformati in, Swayam, in persona, Vibho, o essere potente, Tirti curvanti, trasformi in luoghi santi di pellegrinaggio. Tirtani, i luoghi santi. Na, situato nel cuore. Gadabrita, Dio la persona suprema. Traduzione. O nobile anima. I devoti che hanno le qualità di tua grazia sono in se stessi luoghi santi di pellegrinaggio. Poiché nel tuo cuore tu porti Dio, il Signore Supremo, tutti i luoghi in cui tu vai diventano luoghi di pellegrinaggio. Traduzione di nuovo. O nobile anima, i devoti che hanno le qualità di tua grazia sono in se stessi luoghi santi di pellegrinaggio. Poiché nel tuo cuore tu porti Dio, il Signore Supremo, tutti i luoghi in cui tu vai diventano luoghi di pellegrinaggio. Spiegazione da Srila Prabhupada. Suprema è presente ovunque attraverso le sue molteplici energie, come ovunque è presente l'energia elettrica. E come l'energia elettrica si manifesta nella luce di una lampadina, così l'onnipresenza del Signore brilla e diventa percettibile attraverso i suoi puri devoti come Vidura. Tale devoto percepisce la presenza del Signore ovunque. Egli vede ogni cosa come una manifestazione dell'energia del Signore,
e in ogni cosa vede il Signore. I luoghi sacri sparsi nel mondo hanno la funzione di purificare da ogni contaminazione la coscienza degli uomini, poiché offrono loro un'atmosfera che è satura della presenza dei puri devoti del Signore. Chiunque visiti un luogo sacro dovrebbe innanzitutto cercare i puri devoti che vi risiedono, ascoltare i loro insegnamenti, sforzarsi di metterli in pratica e incamminarsi così sulla via della salvezza ultima, del ritorno a Dio. Un bagno nel Gange o nella Yamuna o la visita dei templi non sono il solo scopo che rimarrà incompleto se non si ricerca la compagnia di persone come Vidura, prive di ogni desiderio se non quello di servire il Signore Supremo. Il Signore è sempre vicino a loro e sono i suoi veri servitori, grazie al servizio che essi gli offrono, senza la minima ombra di azione interessata o di speculazione astratta, tutto nell'ascolto e nel canto delle sue glorie. Prima essi ascoltano da saggi autorizzati ciò che riguarda il Signore, poi, a loro volta, lo glorificano col canto o con gli scritti. Mahamuni Vyasadeva, per esempio, ascoltò gli insegnamenti da Narada, poi li mise per iscritto. E da lui suo figlio Sukadeva Goswami ricevette la conoscenza per trasmetterla poi a Parikshit. Così si tramanda lo Srimad Bhagavatam. Semplicemente con le loro azioni, i puri devoti del Signore hanno il potere di trasformare qualsiasi luogo in un luogo di pellegrinaggio, che diventa tale grazie solo alla loro presenza. Qualunque sia il luogo in cui essi si trovano, là ogni contaminazione scompare, e tanto più scompare in quei luoghi che sono sacri, ma sono resi impuri dalla presenza dei cosiddetti professionisti della spiritualità, coloro che cercano di trarre da essa un profitto personale anche a costo di sacrificare la santa reputazione dei luoghi di pellegrinaggio. O nobile anima, i devoti che hanno le qualità di tua grazia sono in sé stessi luoghi santi di pellegrinaggio. Poiché nel tuo cuore tu porti Dio, il Signore Supremo, tutti i luoghi in cui tu vai diventano luoghi di pellegrinaggio. Mukham karoti vachalam pangurlangayate girim yat kripatamaham vande shigurum dinatarinam paramananda madhavam chaitannam ishwaram. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Questo verso si addice perfettamente a Srila Prabhupada. Tirti curvanti. Comunque tu vai, quello diventa un luogo di pellegrinaggio. E per porti il Signore nel tuo cuore. Srila Prabhupada è spostato via, sappiamo, una veneranda età, il suo grande età, è andato in Occidente nel 65 e a settembre e ha cominciato a parlare di Krishna. Ha portato Krishna con sé. E Krishna è andato con lui, poi è andata tutta Vrindavana, sono andati tutti gli associati del Signore, tutte le gopi, tutta la Guru Parampara, Chaitanya Nityananda, tutti sono andati con Prabhupada, anche se non, solo lui poteva vedere, tutti erano, gli altri non riuscivano a capire, vedevano una persona anziana, vedevano un sadhu indiano, coraggioso, intraprendente per quanto concerne la diffusione del messaggio che portava, ma non riuscirono a vedere tutto quello che in effetti tutti coloro che in effetti erano con lui, tutto quello che era con lui e tutti coloro quali erano con lui. Solo Prabhupada riusciva a vederlo, però c'era la possibilità di intuire per grazia di Krishna che questa persona portava qualcosa di straordinario. Allora molte persone si sono avvicinate, attratte, semplicemente perché del contatto con lui. E questa è la riprova che il puro devoto del Signore, può essere Vidura o come può essere Srila Bhaktisiddhanta o Srila Prabhupada, vive in un'altra dimensione, porta con sé un'altra dimensione. I viventi entrano in contatto e sono affascinati, ne sono attratti. E una volta che comprendono un po' meglio
cosa sta portando, cosa sta parlando. Le persone possono addirittura tentare di entrare in quella dimensione che Prabhupada portava, tornare nel mondo spirituale, entrare nel mondo spirituale. Perché il mondo spirituale era con lui. Second Avenue, a New York, a Boston, a Roma, a Parigi, a Londra, c'era tutto il mondo spirituale, sempre, in ogni situazione. Una volta, allora, questa è la posizione di Srila Prabhupada, e noi dovremmo comprendere come far uso della sua presenza, della sua venuta e della sua misericordia. Perché una volta Srila Prabhupada stava passando in macchina per la Bhaktisiddhanta Road, Mayapur, e questo qui non passa solito. Cambiamolo. Vediamo perché ogni volta è così. Facciamo qualcosa. Stava passando per la Bhaktisiddhanta. E c'è il Samadhi di Srila Bhaktisiddhanta, sulla Bhaktisiddhanta. Prabhupada non si è fermato. Una volta era appena preso un posto mai, e si è fermato, e qualche devoto ha notato il fatto che Prabhupada si fosse fermato, che non avesse fatto mangio. E allora puntualizzato questo fatto. Srila Prabhupada ha commentato: pensano che il mio Maharaj sia dentro una tomba o sotto una pietra, adesso sto parafrasando, se non ricordo le esatte parole, pensano che sia sepolto sotto una pietra. Cosa intendeva dire Srila Prabhupada? Che il suo maestro spirituale era sempre con lui. Lui non aveva bisogno di mostrare attraverso delle formalità il suo apprezzamento per Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Non aveva bisogno di mettere in atto una sorta di forma di rispetto percepibile dagli altri, e tantomeno aveva mancato di rispetto nei confronti del suo maestro spirituale. Perché? Perché lui aveva fatto quello che è detto proprio qui nel verso, aveva ascoltato dal suo maestro spirituale, aveva appreso. In pratica esattamente dato, scritto, dato, diffuso, punto, senza paura. La Prabhupada non aveva bisogno di queste, di dimostrare in maniera così percettibile o apprezzabile, tra virgolette, dagli altri, non aveva bisogno di avere il riconoscimento altrui della propria del proprio impegno nel servizio al proprio maestro spirituale. Non aveva bisogno di questo, perché era palese, beveva costantemente con gli acharya e con il proprio maestro spirituale, con Krishna, con Gornitai, e ovunque andasse portava e stabiliva questo mondo spirituale che era con lui, sempre, in ogni circostanza. Perciò non c'era bisogno di dimostrare, insomma, di dimostrare questa sua posizione spirituale. E le persone intelligenti, alcuni l'hanno capito, sono riusciti a passare attraverso questa densa foresta delle concezioni errate o erronee che si possono avere di un tipo devoto.
vederlo come un saggio, anziano, vecchio, gentile, un guru, o un questo o quell'altro, o un Vaishnava, o vederlo in modo limitativo. Quelli che sono riusciti a passare attraverso questo e a capire la sua posizione, a capire quanto fosse e come fosse investito di potere da Krishna, quanto e come fosse investito di potere dalla Guru Parampara, quanto e come fosse investito di potere da Chaitanya Mahaprabhu e da Nityananda Prabhu. Quelli che sono riusciti a capirlo hanno, nella misura in cui lo comprendono, hanno fatto uso, buon uso, hanno fatto uso, buon uso della sua associazione. E quando era presente sul pianeta, e Vani, quando ha lasciato il pianeta, nella forma Vapu. Perché Prabhupada ha detto I will never die, ha detto io non morirò mai, sarò sempre presente nei miei libri. Allora se vogliamo veramente seguire le orme di Prabhupada, come seguire le orme significa fare un po' come lui ha fatto nei confronti del suo maestro spirituale, non imitando Prabhupada come alcuni stupidamente fanno, creo il mio movimento, creo il mio gruppo, Prabhupada ha creato il suo, io creo il mio, oppure imitandolo nelle movenze o in qualche, in un modo o nell'altro. Seguire le orme significa prendere la sua missione e portarla avanti. Questo è quello che lui ha fatto. Lui ha preso la missione di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e l'ha portata avanti. Come? Principalmente, fondamentalmente, diffondendo la coscienza di Krishna attraverso i suoi scritti. Infatti ha detto, I will never die, io non morirò mai, sempre presente nei miei libri, nella forma dei miei libri. Allora, e ci ha chiesto esplicitamente, ha chiesto ai suoi discepoli esplicitamente, come Srila Bhaktisiddhanta gli ha detto, vai a portare la coscienza di Krishna in Occidente, scrivi libri sulla coscienza di Krishna in inglese, portali in inglese. Prabhupada noi ha detto esplicitamente, prendete i miei libri, prendete quello che io ho scritto e diffondetelo in tutto il mondo. Questo è quello che ha detto, molto semplice, voleva che quello che lui ha lasciato, che la sua presenza personale, che sarebbe rimasta il suo Vani, la forma Vani, fosse diffusa e distribuita a tutte le persone. Questo è quello che voleva. Ovviamente voleva che noi diventassimo coscienti di Krishna. Questo è il fine del distribuire i libri, non è avere una score, avere un risultato migliore di quelli che hanno, non so, i cristiani con la Bibbia o quello che possano avere i musulmani col Corano o quello che volete, o un best seller di qualcuno. Non era questo quello di fare le persone coscienti di Krishna, ma le persone possono diventare coscienti di Krishna solo col Vani di Srila Prabhupada. Questo è il punto. Per questo c'è tanta enfasi nel distribuire i libri di Srila Prabhupada, il Vani di Srila Prabhupada, perché noi possiamo diventare coscienti di Krishna solo in contatto con il Vani di Srila Prabhupada. Come possiamo diventare coscienti di Krishna senza le istruzioni di Prabhupada? Chi può diventare cosciente di Krishna senza le istruzioni di Prabhupada? Chi può diventare cosciente di Krishna senza associarsi con Prabhupada? Chi può diventare cosciente di Krishna senza l'associazione di Srila Prabhupada? E l'associazione di Srila Prabhupada sono i suoi vani, le sue istruzioni. Il suo vani. L'associazione di Srila Prabhupada, il suo vani, che si trova nei suoi libri e che viene ripetuto anche dai suoi discepoli, i suoi seguaci, i suoi devoti. Ma sempre di questo si parla, sempre del suo vani, della sua istruzione. Se uno pensa di poter diventare cosciente di Krishna senza le istruzioni di Prabhupada, buona fortuna, buona fortuna. Noi non stiamo a criticare o a giudicare
altri. Per quello, per quanto ci concerne, noi abbiamo avuto un'istruzione da Srila Prabhupada, che in essenza è: siate sempre in contatto con il mio Vani, con le mie istruzioni. Siate sempre forti nelle mie istruzioni, in quello che io vi ho lasciato, in quello che è scritto nei libri. È così. Cantate Hare Krishna e leggete i miei libri e diventerete coscienti di Krishna. Questo è quello che ci ha lasciato. Per cui, per quanto ci concerne, noi, per noi coscienza di Krishna significa seguire le istruzioni di Prabhupada, che sono la nostra, l'essenza della nostra pratica devozionale, la nostra associazione con lui, la nostra, il nostro essere in contatto con Srila Prabhupada. Il nostro essere in contatto con Srila Prabhupada è essere in contatto con le sue istruzioni, non qualcosa di onirico, qualche idea, questo o quell'altro. No, essere in contatto con lui vuol dire essere in contatto con le sue istruzioni. Perciò, se non vogliamo fare come, so, come fanno molti, vanno in pellegrinaggio, vedete, samadhi, o salutano, così, poi fanno la loro vita, poi vanno... se vogliamo veramente essere in associazione con Prabhupada, che poi è il modo per diventare coscienti di Krishna, noi, coscienza di Krishna vuol dire associazione, e in particolar modo significa associazione con Srila Prabhupada. Non puoi essere cosciente di Krishna senza essere cosciente di Prabhupada, non puoi essere cosciente di Krishna senza essere cosciente dei suoi associati, specialmente se questi associati sono quelli che ti introducono a Krishna, sono quelli che ti portano a Krishna. Krishna non ti vuole neanche vedere se non c'è Prabhupada con te, o se non c'è la Guru Parampara. Chi sei? Perché Krishna dovrebbe essere interessato a te? Che qualità possiedi? Perché Krishna dovrebbe prenderti avulso da quella che è la... l'oceano di misericordia che ti rende nuovamente un'anima spirituale realizzata? Perché dovrebbe prenderti senza quell'oceano di compassione nella forma degli acharya o nella forma di Srila Prabhupada? Che interesse potrebbe avere in te o in ognuno di noi? Zero. Per cui essere cosciente di Krishna vuol dire necessariamente essere con Prabhupada. Essere consapevole, cosciente di Srila Prabhupada, cosciente degli acharya, cosciente di Chaitanya Nityananda, non in modo autonomo. Poi qualcuno pensa, io posso essere cosciente di... ci sono diverse gradazioni, forme di indipendenza. Uno pensa, posso essere cosciente di Krishna senza Srila Prabhupada, anche se ha ottenuto coscienza di Krishna, è entrato in contatto con la coscienza di Krishna contattando il movimento di Prabhupada. No, io posso farlo senza Prabhupada. Buona fortuna. Alcuni addirittura arrivano a dire, posso farlo senza Bhaktisiddhanta Saraswati o Bhaktivinoda Thakur. Sono anche quelli. No, io mi connetto direttamente a... sono connesso direttamente a... ditemi voi. Alcuni dicono anche senza Nityananda Prabhu. Cioè, ci sono diverse tipologie di persone, buona fortuna, anzi, ma con la consapevolezza che poca fortuna avranno. Perché? Perché è ovvio che la buona fortuna, Bhagyam, questa buona fortuna, è arrivata attraverso Prabhupada a noi, ma non solo nel mondo occidentale, non solo in questo luogo, ma ovunque, anche in India, dove c'è un livello di coscienza di Krishna, un livello di impegno in servizio devozionale che non sia, cioè che sia paragonabile a quello che c'è nei templi del movimento di Srila Prabhupada, del movimento creato da Srila Prabhupada. Non c'è paragone, non c'è nessun paragone. Tutti riscontrano che l'intensità dell'impegno, della missione della coscienza di Krishna, del movimento per la coscienza di Krishna, del movimento di Srila Prabhupada, è
non ha paragoni con qualsiasi altra forma o istituzione o gruppo che stia diffondendo il messaggio della Bhagavad Gita. Non c'è paragone. Per cui è ovvio, è chiaro che Krishna, Radharani, Radha Krishna, Chaitanya Nityananda, il Panchatattva e tutta la Guru Parampara siano felici di Srila Prabhupada, siano soddisfatti di lui, l'abbiano investito di... Ma che succede oggi? L'abbiano investito di... l'abbiano investito di potere, di un potere senza eguali nel diffondere la coscienza di Krishna. E di conseguenza, chi capisce questo non abbandona l'associazione di Srila Prabhupada, non la relativizza questa associazione, non la prende parzialmente, non la deturpa in un certo senso. Bisogna, chi comprende approfonditamente cosa significhi essere, vivere nel vani di Srila Prabhupada, nelle sue istruzioni, chi comprende veramente cosa questo significa, cioè trasferirsi veramente nella dimensione spirituale, nella dimensione della coscienza di Krishna, nel mondo spirituale. Chi comprende questo non abbandona le istruzioni di Srila Prabhupada. E chi lo fa va a suo rischio e pericolo chissà dove. Per cui noi cosa facciamo? Dobbiamo prendere Tirti Curvanti, dobbiamo prendere Srila Prabhupada e portarlo a tutti. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Il nostro compito è questo, prendere Srila Prabhupada e portarlo a tutti. Noi possiamo leggere del momento della sua scomparsa, è toccante, possiamo ricordare tutte le traversie che Srila Prabhupada ha passato, i sacrifici che ha fatto, ma dobbiamo stare attenti a non diventare come i cristiani che stanno lì a guardare sempre Gesù Cristo in croce, a come è stato crocifisso, a come ha sofferto. Questa è una tendenza un po' cristiana, problematica per certi versi, noi dovremmo, se vogliamo veramente soddisfare Srila Prabhupada, a lui non dà soddisfazione nulla di più se non il vedere che lo si porta alle altre anime, che noi viviamo in lui, con lui, nelle sue istruzioni, e che lo portiamo ad altri. Questo è quello che gli dà più soddisfazione. Certo, meglio che si pensi alle sue sofferenze, a quello che ha passato, è il momento, cioè anche meglio pensare a quello che alle proprie sofferenze o alle sofferenze di qualcun altro, meglio quello sicuramente, ma non è quello che Srila Prabhupada vuole. Lui anche commentava, sempre lo vedono sempre in croce, cioè anche a Gesù Cristo, no? sempre a parlare di come soffre sulla croce. Allora, se noi non dobbiamo andare in giro con l'icona di Prabhupada che soffre perché della situazione renale o con una piccola gialaduta con Prabhupada che gli attacchi di cuore sopra. Cioè, noi dobbiamo andare a portare Prabhupada alle altre persone, perché Prabhupada è vivo. Prabhupada non ha lasciato il corpo. Prabhupada è vivo. Questo è il suono, c'è scritto. Questo è il suono, c'è scritto.
viene in questo mondo accetta una forma mortale, vuole per dire, cos'è la vera esistenza incondizionale, che non è che la corporea, non è che la fisica, la vera esistenza. Chi pensa che io sono vivo, la data di scadenza di noi. Prabhupada è vivo, noi ancora crediamo di morire, per cui la situazione è in certo senso. Il Vaishnava muore per vivere e vivendo anche se invisibile o incomprensibile a una persona che si identifica con il corpo, vivendo sparge la vita santa o il santo nome in giro, ci sono due versioni, la vita santa o il santo nome in giro. Allora, noi dobbiamo portare questa vita trascendentale ovunque, portando le istruzioni di Prabhupada. Noi dobbiamo, non dobbiamo oggi, come sai, nel giorno della croce, sì, certo, siamo tristi, era un disastro quando Prabhupada ha lasciato il mondo, ci siamo sentiti veramente desolati, vuoti, una situazione difficilissima, anche se pensavamo che, un po' ingenuamente, pensavamo che tutto sarebbe forse andato avanti, contavamo, confidavamo di avere un grounding, come si dice, di essere saldamente collocati nelle sue istruzioni più di quello che in effetti lo si era, perché si è visto che molti hanno non solo barcollato, ma sono anche andati. Non è così semplice continuare a vivere nelle istruzioni, associandosi con le istruzioni, con la parola del puro devoto. Era sicuramente un giorno difficile, però maturazione significa che non è che commemoriamo un giorno e ci sentiamo coscienti di Krishna, di Prabhupada, solo nel giorno della sua scomparsa, e poi noi dovremmo sentire la presenza di Prabhupada, percepire la sua presenza ogni giorno, essendo assorti nelle sue istruzioni, dovremmo percepirne la presenza, quella è la coscienza di Krishna. E allora il giorno della scomparsa diventa un altro, quello che è in realtà, un altro aspetto dell'ila del puro devoto, che viene come appare in questo mondo, così scompare. Anche se, ripeto, è ovvio che la separazione c'è, ma nessuno potrebbe pensare che un puro devoto debba venire qui a essere eternamente in una forma vapu per darci la sua associazione. Pretendere questo non è giusto e non è neanche salutare. Molte persone che non avevano compreso veramente Prabhupada, la sua istruzione, la sua educazione che ci aveva dato, una volta che è andato via lui fisicamente se ne sono andate. Molti, poco dopo, molti sono andati via. Basta, non c'è più Prabhupada, me ne vado. Mentre lui ha ribadito tutta la vita, è più importante che voi siate con le mie e siate con me personalmente. È più importante che siate con le mie istruzioni. Quello è il vero modo di dimostrarmi che avete affetto per me, volete servirmi, volete veramente soddisfarmi. È il vero modo di stare con me. E questo lo si è imparato. Per cui, pensato, fosse più utile e più importante che non magari leggere nuovamente il momento della scomparsa, che tra l'altro francamente non è neanche, o vedere il filmato, non è molto gradevole, francamente, vedere Prabhupada che lascia, che è in quella condizione. Per uno che ha un po' di affetto per Prabhupada,
È come se uno di noi ha un figlio e questo figlio muore, o una persona cara che gli muore, un figlio, una figlia, quello che sia, muore, e c'è il video di mentre sta morendo, e tu te lo vai sempre a rivedere? Te lo vai sempre a rivedere quel video? Ma chi è che se l'andrebbe a rivedere? Uno cercherebbe di non pensarci, di pensare quando è in vita, no? Non andrebbe a rivederselo costantemente. Allora, siccome Srila Prabhupada è, come abbiamo detto, è presente, per chi riesce a carpirne la presenza, riesce a percepirla attraverso le sue istruzioni, dovremmo cercarlo, anche se è un modo a noi, non è facile, noi siamo molto identificati con le forme fisiche e le forme mentali e sentimentali e psicologiche, tutte queste robe qui, intellettuali, siamo molto identificati e cerchiamo il riscontro della presenza di qualcuno in questo modo, oppure diventiamo spiritistici o spiritualistici, per modo di dire, cioè metafisici per certi versi, e cerchiamo attraverso le percezioni, a modi come si percepisce un fantasma, un'entità sottile. Noi o siamo nei nostri sensi, mente, intelligenza, che funzionano grossolanamente, o siamo in questo modo spiritistico, percettivo, metafisico, teosofico, quello che vogliamo, insomma, nel cercare di percepire le cose. No, non è così. È una percezione diversa, è la percezione che si ha attraverso la sua soddisfazione nel momento in cui seguiamo le sue istruzioni, pensiamo a lui, viviamo con lui, modelliamo la nostra vita, i nostri pensieri, i nostri piani, la nostra azione attraverso, sulla base di quello che lui vorrebbe da noi. Perché così lui ha vissuto in relazione a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Non è stato lì a parlare sempre della scomparsa del suo maestro spirituale o dell'apparizione del suo maestro. Non è stato sempre lì ci ha appreso le istruzioni di Srila Bhaktisiddhanta e l'ha messa in pratica. Lui ha vissuto col suo maestro spirituale mettendo in pratica le sue istruzioni ed era sempre con lui. Perché lui ha detto, io scrivo il mio maestro spirituale al mio fianco, perché gli ha detto di scrivere. A noi non ha detto scrivete tutti, mi raccomando, tutti, ognuno di voi deve fare nuovi libri. Sì, ha detto cominciate, ha posto l'enfasi posto l'enfasi sulle sue istruzioni. Ha detto che sarebbero potuto, capito, che lui sarebbe vissuto nei suoi libri, nelle sue istruzioni. Questo ha detto. E di conseguenza noi, per vivere con Prabhupada, dobbiamo fare quello che lui ha detto. Alcuni non hanno mai visto Srila Prabhupada, anche dei suoi discepoli, e decisamente quelli che sono venuti dopo non l'hanno mai visto, ma anche alcuni suoi discepoli non hanno mai visto Srila Prabhupada nella forma Vapu, non l'hanno mai, eppure riescono a percepirlo servendolo, e anche aver visto visto Srila Prabhupada, chi l'ha visto quando era, diciamo, più giovane, nel senso quando è venuto in America, nella fine degli anni 60 o inizio degli anni 70, e chi l'ha vista alla fine, cioè, era un'altra persona nel senso un'altra forma, e non potevi, chi vuole ricordare Prabhupada? Io sono andato, a Vrindavana, col treno, perché ero a Calcutta e volevo vedere Srila Prabhupada prima, una nota biografica, cioè prima che lasciasse il corpo, ho preso il treno e sono andato a Vrindavana. Arrivo a Vrindavana e ho visto Srila Prabhupada portato su una portantina, era proprio due giorni prima, lo portavano su una portantina a fare il parikram intorno al tempio, quello che ancora adesso è il piccolo parikram, quando si gira intorno si cantano i giri, no? Cioè, lo portavano in giro così, e io l'ultima volta che l'avevo visto era a Bombay, avevo fatto per breve periodo la guardia fuori dalla sua porta, e che aveva sì un problema a un occhio, ma era qualche mese prima, e
qui eravamo a novembre, io l'avevo visto parecchi mesi prima a Bombay, e il corpo era totalmente differente, il corpo era completamente differente. Ho dovuto sforzarmi di vedere, era emaciato, magrissimo, era sembrava un'altra, un altro, non un'altra persona, un altro corpo completamente, cioè, e l'impressione che ho avuto è chiara, precisa, è proprio che Prabhupada abitasse in quel corpo, abitasse in quel luogo e che si stava sfaldando, perché era praticamente, lo tenevano anche fermo, perché non credo che riuscisse, non si teneva fermo da solo sulla portantina, dovevano tenerlo perché sennò sarebbe, era veramente in una situazione. E credo che fosse tre giorni prima, non mi ricordo. Poi ho avuto questa impressione, per cui anche vedendolo devi capire che non potevi identificare Srila Prabhupada con quella forma, con quel corpo. Srila Prabhupada non ha la forma di un uomo anziano nel mondo spirituale, cioè non è è sicuramente non ha la forma di un uomo malato, di un corpo umano maschile malato, decrepito, così, quasi, certamente quella non è la sua forma spirituale. È una forma che ha usato, è un corpo che Srila Prabhupada spiritualizzato, suo Vapu, che adesso è lì, a Vrindavana, sotto terra fondamentalmente, va bene. E, però si poteva capire che lui non era connesso a questa cosa, anche se fosse andata non sarebbe cambiato nulla per lui. Poi, va bene, per varie vicissitudini, sono appena arrivato, mi hanno detto devi prendere un aereo, tornare a Calcutta, perché sembrava che Prabhupada volesse venire a Mayapur, stare a Mayapur. Ancora era 3-4 giorni prima una cosa, ho detto Prabhupada viene a Mayapur, tu devi tornare indietro, devi fare. Per cui il giorno stesso che sono arrivato l'ho visto per mezz'ora e poi sono dovuto tornare a Calcutta. E quando era a Calcutta, subito è arrivata la notizia che Prabhupada aveva lasciato il corpo. Però quello che vorrei dire è che non che uno non avesse affetto, non curasse o non servisse il corpo del maestro spirituale, ma dobbiamo stare attenti a questa tendenza, un po' particolarmente in questa zona dell'Europa, o dalla nostra estrazione passata, a non comprendere, cioè a dare una particolare enfasi a un aspetto esterno di Srila Prabhupada, perché anche il suo Vapu, cosa significava? Andavi lì e lo guardavi e basta? O gli tiravi solo fiori? Prabhupada diceva di andarti a fare un giro. Era sempre vocale Srila Prabhupada. Non stava mai zitto in un certo senso, solo quando scriveva, e voleva che tutti gli parlassero, voleva che gli chiedessero, voleva, perché andare lì soltanto a bearsi della sua del suo darshan non era una cosa che lui voleva, che come detto qui in questo verso spiegato da Prabhupada, va in un luogo santo. Non vai lì solo a contemplare, capito? Vai, devi andare a cercare le persone sante, devi andargli a parlare, devi andare a capire la coscienza di Krishna. E Prabhupada metteva questa urgenza, dava sempre, c'era un'urgenza costante. No, tutto va bene, madama la marchesa, non era mai così con Prabhupada. C'era un'urgenza, una ansia, proprio per dirla tutta, costante. Quando c'era. Perché? Perché uno doveva, era sempre messo, doveva mettersi in gioco fondamentalmente, doveva, non poteva soltanto mantenere un atteggiamento beatifico o contemplativo, capito? Pedissequamente seguire. Non gli andava, non era quello che voleva che quando si stava con lui uno fosse
lì per capire la coscienza di Krishna oppure per aiutarlo ad espanderla. Questo era quello che doveva succedere, Srila Prabhupada. Per cui dobbiamo attaccarci a lui in questo modo, dobbiamo servirlo, soddisfarlo in questo modo. E ovvio che ora, non essendoci la sua presenza Vapu, molto sta alla comprensione e alla sincerità, anche se vogliamo, dei devoti nel capire quello che lui desidera veramente e nel metterlo in atto. Più c'è questo, più Srila Prabhupada è presente e vivo. Possiamo ripercorrere, e lo faremo, lo continueremo a fare, leggiamo l'Amrita, lo facciamo, ripercorrere le fasi della sua presenza così in questo mondo, ma non dobbiamo farlo, dobbiamo farlo con uno scopo anche questo. Dobbiamo farlo per capire cosa voleva veramente Prabhupada, non soltanto per avere di nuovo il filmato della sua vita, e quando è andato qui e come sulla Jaladuta è successo questo e poi come è andato questo e poi quello lì e poi come è andato là, dove è andato a predicare lì e poi, cioè, uno può anche memorizzarsela tutta la Lilamrita a mente, ma se non capisce e non dà vita dinamicamente alle istruzioni di Prabhupada nella sua vita, questo non avrà molto utilità. Come non ha avuto utilità per alcuni lo stargli vicino, perché non capivano quello che voleva. Che molti hanno avuto opportunità di stare con Prabhupada, ma non hanno colto l'opportunità di vivere secondo le sue istruzioni. Non hanno colto quell'opportunità. Allora sì, grandi anime, tutte persone fortunate. Chiunque abbia avuto un po' di associazione, compagnia di Srila Prabhupada quando era presente, un'anima fortunata, decisamente. Bisogna vedere che cosa è accaduto, se questa fortuna è cresciuta esponenzialmente vivendole secondo le sue istruzioni oppure no. Quel modo migliore per glorificarne è l'apparizione e la scomparsa, che sono due facce della stessa medaglia, è quella di stare con lui, vivere con lui, vedendola come l'impostazione della propria vita. Alla fine significa questo: noi prendiamo Srila Prabhupada, vediamo qual è stata l'impostazione della sua vita, stare col suo maestro spirituale, questa è stata l'impostazione della sua vita, stare con lui, fare quello che lui voleva, questo è quello che ha fatto, questa è stata la sua vita, no? Che altro ha fatto? Ha fatto nient'altro, e tutto quello che è avvenuto è successo sulla base di questo. Allora, anche noi dobbiamo fare così. Se vogliamo tornare a Krishna in questa vita, vogliamo provarci, vogliamo diventare coscienti di Krishna, dobbiamo fare così. Non c'è altro modo. C'è un altro modo. Poi possiamo fare da bravi Vaishnava, tra virgolette, da Pi Vaishnava, come di Pi cristiani, possiamo andare al tempio e santificare le feste e fare quello che vogliamo. Ma qui non si tratta di un atteggiamento fideistico e di devozione materiale. Qui si tratta proprio di una scienza, la scienza dell'associazione, la scienza delle istruzioni, la scienza dell'impostazione della propria vita in relazione a una presenza non fisica nel senso comunemente inteso, ma una presenza della personalità nella forma delle proprie istruzioni, della personalità di Dio servitore, come si dice, cioè le istruzioni che provengono dalla parampara. Questo si tratta, questa è l'essenza della nostra vita in coscienza di Krishna. Se no, che ci interessa di creare templi o questo o quell'altro? Cioè, non è che vogliamo creare un'istituzione sterile e impersonale. A noi non interessa un futuro ritualistico, un progresso ritualistico.
tutto è, non ci interessa. Interessa la scienza di Krishna. Siamo qui per questo. E se vogliamo soddisfare Srila Prabhupada, questo dobbiamo tenerlo a mente. Poi appunto i Vaishnava, per esempio Prabhupada diceva i Vaishnava non parlano molto volentieri della scomparsa di Chaitanya Mahaprabhu. Non ne parlano volentieri. Cioè, in un certo senso anche noi. Non dovremmo. Però parliamo di Sri Chaitanya, della sua spinta poderosa a diffondere compassionevolmente la coscienza di Krishna nel mondo. Stesso dovremmo fare degli acciari. Ci la provo pada chi jai. Ci sono domande o commenti? Sì. Sì. Allora, Srila Prabhupada, per nostra grande così 74, 75, 66, 77 per quei 4 anni Prabhupada, e quando uno andava fuori Prabhupada era molto disturbato. Questo è, per cui questa è la risposta. Noi, chi vogliamo avvicinare quando andiamo in un luogo santo? Vogliamo avvicinare Srila Prabhupada nel luogo santo. Poi, anche questo è un luogo santo, perché c'è Srila Prabhupada qui, ci sono le sue istruzioni. Noi leggiamo il Bhagavatam e Srila Prabhupada è presente. Noi, quando leggiamo quelle parole, sono parole di Prabhupada, anche se possono venire fuori dalla mia bocca o dalla tua bocca o dalla bocca di qualcuno. Sono quando le. Allora, questo è quello che noi facciamo, quello che Prabhupada ci ha chiesto di fare, ci ha insegnato a fare e per cui ci ha anche mostrato insoddisfazione quando invece non era messo in pratica. Quando uno andava qui o là, o fosse di amato, fossero i Babaji a Radhakunda, o fosse quello o quell'altro, Prabhupada non era assolutamente soddisfatto, anzi era disturbato. Talune volte con lui si è andato a trovare qualcuno. Con lui. Sono andato anch'io una volta a trovare il suo confratello dall'altra parte del Gange. Con lui, con le barche siamo andati. Con lui. Ha detto senza di me. Allora, questa è la risposta. Allora,
nel verso si riferisce, sai, Vidura quando va nei luoghi di pellegrinaggio incontra santi, persone che poi sono andate anche sulle rive del Gange ad ascoltare Sukadeva Goswami, o sono andate sulle rive del Gange poi ascoltare Sutta Goswami, capito? Lì c'era una pletora di saggi, di persone. Adesso nel contesto odierno, attuale, parlo degli anni quando c'era Srila Prabhupada nella sua forma Vapu, ha detto di ascoltare da lui, di stare con lui in questi luoghi e non andare da nessun'altra parte. Ora possiamo dire di ascoltare da chi ripete Prabhupada. Poi, ripeto, se qualcuno pensa di poter trovare altre strade, eccetera, buona fortuna, dobbiamo dire. Ma che bisogna dire? No, anatema, no. Buona fortuna, Hare Krishna. A me non interessa. Uno singolarmente, ogni persona può dire a me interessa, a me non interessa. A me non interessa. Mi interessava allora, figurati se mi interessa adesso. Mai interessato. Si possono correre tanti rischi, se uno è veramente assorto in quello che Prabhupada dice, se modella la sua vita secondo le istruzioni di Prabhupada, non c'è il rischio né di diventare settario né di diventare sentimentalista. Questi rischi vengono evitati. Settario vuol dire che anche all'interno del movimento per la coscienza di Krishna uno può diventare settario, cioè uno può diventare settario ovunque, anche in tanti modi e maniere. Ma se uno è assorto nelle istruzioni può non diventare, può evitare di diventare settario, e d'altro canto sentimentalista, che appena vede uno vestito d'arancione si squaglia, capito? Al sole. Cioè, tutto, allora, non ci sono parametri, ci vorrebbe un'enciclopedia infinita sulle possibili deviazioni, ma non esiste un file infinito su come tu puoi, ma esiste invece, al contrario, ed è sufficiente, un'indicazione chiara e precisa dall'acharya: stai nelle mie istruzioni, segui quello che c'è, e in questi libri c'è scritto di non andare altrove. C'è scritto, è scritto nel Bhagavata, nella Chaitanya Charitamrita, è scritto che criteri utilizzare per capire, c'è scritto tutto. Le istruzioni non sono come istruzioni a un robot, vai a destra, vai a sinistra, cammina avanti, marcia indietro. Cioè, sono istruzioni molto ampie, circostanziate, illuminanti, poi non. Qualcuno diceva, ma non parla, per dire, un argomento, adesso è uscito fuori una. C'è una sorta di dichiarazione sull'omosessuali o qualcosa, sull'omosessualità, insomma. Ma Prabhupada non parla in particolare, che ne so, del. Però ha detto, parlando della lussuria, quella è lussuria, lo riconduci lì, per cui c'è tutto quello di cui hai bisogno. Cioè, no, quelli adesso stanno combattendo la battaglia di questo, del femminismo, dell'omosessualità, o di questo, di quell'altro. È tutto, le istruzioni di Prabhupada sono chiare, comprendono tutto se uno ha l'intelligenza per leggerle, non ha bisogno di chissà quali e quanti chiarimenti. E quello ti tiene equilibrato, niente sentimentalismo, niente, come si dice, ipocrisia, e niente impersonalismo, anche niente settarismo o chiusura, cioè ti tiene l'equilibrio giusto. Altre domande o commenti? Prego. Certo.
Sì. Gli hanno detto a Srila Prabhupada, la risposta che ha dato è: quando vendi diamanti pochi possono permetterseli. Allora, siccome la coscienza di Krishna, quando leggi, no, leggi, cosa ti chiede, che cosa? Qual è il prezzo che devi pagare per il diamante della coscienza di Krishna? La gratificazione dei sensi. Devi abbandonare la gratificazione dei sensi. Devi abbandonare la gratificazione dei sensi. Alla fine tu devi lasciare, se vuoi diventare cosciente di Krishna, la gratificazione dei sensi la devi abbandonare. È il prezzo che si paga. Ed è scritto, chiaramente. Allora, quanti hanno quella valuta? Quanti sono ricchi di desiderio di abbandono della gratificazione dei sensi? Pochissimi. Allora, se tirassi via un principio regolatore, quello sul sesso, avresti molta più gente. O ne tiri via due, abbassi il numero dei giri, non lo so, capirai. Cioè, le folle, capito? Il punto è, uno deve abbandonare la gratificazione dei sensi. Allora, non tutti possono permetterselo. Anche se la coscienza di Krishna, sappiamo, è meravigliosa, perché noi non vediamo le dinamiche che si mettono in atto. Quando una persona prende un libro, magari ci vogliono sette vite ancora. Capito? Magari, però si è messa in atto una dinamica e gradualmente Krishna lo metterà vita dopo vita nelle condizioni tali per cui diventa pronto, maturo per deliberare nella sua mente: voglio lasciare la gratificazione dei sensi. Però lo vedi, anche per noi è difficile, anche per quelli che diventano devoti, poi la deliberazione convinta dell'abbandono della gratificazione dei sensi non è facile, non è una cosa che schiocco di dita. Per cui figurati la gente in generale. Dice, uno vive diverse identità, diciamo, il falso ego è come un gioiello che ha diverse, no, sfaccettature. Per cui uno c'è il falso ego quando è, magari c'ha la sfaccettatura dello sportivo, si dimentica completamente di Krishna, perché è lì, non lo so, è tifoso di qualcosa. E quando è lì è preso, è assorto, oppure questo, oppure o nel lavoro, quello o quell'altro. Anche lì le istruzioni degli acharya sono onnicomprensive. Se uno riesce a vivere ogni aspetto della sua vita connettendolo a Krishna, allora gradualmente comincia a essere la stessa persona in ogni circostanza. Ed è lì proprio la cosa, non è che ti viene detto non andare più al lavoro, non fare più questo, certo, più puoi organizzare la tua vita con attività direttamente coscienti di Krishna, meglio è, cioè, parliamoci chiaro, cioè, senza andarsela a raccontare, mentre in principio, cioè, come principio, è vero che uno può essere cosciente di Krishna anche all'inferno, anche in fabbrica, con turni di giorno, di notte, di pomeriggio, capito? Con tutti che bestemmiano e urlano e parlano di questo, di quell'altro, mentre come punto di principio è possibile, è molto più semplice se tu invece sei in compagnia di devoti e fai il pujari, o vai a distribuire i libri, o compi delle attività direttamente coscienti di Krishna. No, non necessariamente vivi a quel livello, ma la situazione ti ricorda di Krishna di più, cioè poi puoi cadere in Maya anche stando sull'altare dalla mattina alla notte, capito? Ti devi sforzare un po' di più per andare in Maya, capito? Mentre in una circostanza più
più difficile, o hai una coscienza veramente forte, mentre quegli altri bestemmiano, urlano, parlano di questo, di quell'altro, e tu riesci ad aggrapparti a Krishna costantemente, oppure c'è il rischio, sai, l'associazione può tirarti giù. Allora, però il principio è lo stesso, il principio è: più riesci a essere cosciente di Krishna, più la tua vera identità, quella che è di servitore di Krishna, si comincia a manifestare in ogni ambito, che sia al lavoro, che sia qui, che sia là, che sia ovunque sia. Perché alla fine devi arrivare al punto in cui quell'identità prevale, quella del devoto, del servitore degli acharya, servitore del maestro spirituale, prevale sulle altre identità, su quelle sfaccettature del gioiello del falso ego. Deve prevalere l'identità spirituale, altrimenti uno deve poi... quello che ha acquisito ce l'ha nel cuore, ma deve prendere un altro corpo, un'altra identità, o lo stesso sesso, un altro sesso, generalmente umano, deve andare avanti. Però è consigliabile cercare di farcela in una vita, per non riandare a fare tutta questo bardo. Scusa? Non ho capito. Sì, va bene, quello lo vedi, tutti noi, chi ha vissuto bene la sua vita prima? Anche uno che aveva 10 anni, se ha vissuto male. Chi nasce nelle famiglie dei devoti è persona fortunata, però anche lì non è detto, uno può nascere e poi andarsene per conto proprio. Certo, il movimento di Chaitanya Mahaprabhu è per i diseredati, e sono tutti diseredati, tutti a pezzi in questo mondo. Ricchi, poveri, bianchi, neri, alti, bassi, ignoranti, acculturati, sono tutti poveri e disgraziati, tutti diseredati. Per cui il movimento di Chaitanya Mahaprabhu è queste persone, per noi, no? Per cui non c'è problema da quel punto di vista. Bene? Srila Prabhupada già. E questa è la gloria di Prabhupada, è venuto in mezzo e ha preso proprio il peggio, cioè le persone messe peggio, non è andato e ha fatto da un punto di vista di giudizio materiale, non è andato dai frati trappici, cioè da quelli che già celibi o rinunciati o al persone già vegetariane o ditemi voi che cosa, pie, da un punto di vista è andato in mezzo a dei fricchettoni, degli hippie, gente andata in mezzo a dei materialisti sfegatati e fatti diventare devoti, per cui. Non ci hanno più invitato. Al primo di questi incontri, sai, lì è molto politica la cosa, per dirla papale, quanti seguaci hai, quanto conti, bene, funziona così, non c'è altro. Tutte queste manifestazioni, noi, vabbè, meglio quello che andarsi ad ammazzare a coltellate, sicuramente, però sono tutte manifestazioni... organizzate con molta programmazione ad anteriori, cioè perché sono fatte così. La prima volta che è stata fatta questa cosa, adesso era nel 84, sì, 84-85. Allora, la prima volta c'era Giovanni Paolo II e c'erano 3 rappresentanti dell'induismo, tre rappresentanti dell'induismo.
uno era figlio di Gandhi, uno era lo Shankaracharya di Kanchipuram, credo, e il terzo era un devoto, era Ramasharaya, si chiamava, molti di voi non l'hanno conosciuto, tu hai conosciuto Ramasharaya? Ramasharaya, sì, ovvio. Ramasharaya era stato un gandhiano molto famoso, andato a piedi fino alle Nazioni Unite. Sì, insomma, poi aveva preso la barca per attraversare l'oceano, ma è andato a piedi negli anni 60, ha parlato alle Nazioni Unite e lo ricevevano, sempre tutti i papi, Paolo VI, l'aveva ricevuto anche, aveva incontrato anche, credo, sì, aveva incontrato anche Papa Giovanni. Per cui era un personaggio conosciuto, storico, famoso, importante, conosciuto più come pacifista. Poi aveva preso l'iniziazione da Bhagavan, nell'84, Ramasharaya, sì, ma lui si chiamava Ramsai Purohit, poi ha preso il nome di Ramasharaya, è andato da tutti i vescovi italiani, ricevuto da tutti, c'era anche un album che non so che fine abbia fatto, un foto, c'erano 40 o 50 vescovi che mangiavano il samosa con la ghirlanda intorno, con i libri in mano, vescovi proprio, cardinali, vescovi, perché questo qui era uno che bussava la porta e lo facevano andare dal Papa, è andato 7 volte, diversi papi, era uno famoso, importante, e allora l'hanno chiamato, e lui come rappresentante dell'induismo. Lui aveva una tale relazione che avevano messo una sedia più alta per Giovanni Paolo II. Allora lui è stato detto, perché lui ha la sedia più alta? Tu non devi avere la sedia più alta, se è interreligioso tutti dobbiamo avere la stessa sedia, lo stesso. E lui ha detto sì, è giusto, si è tolto dal trono e si è messo su una sedia come gli altri. Per dire, poi quando se n'è andato lui, perché se n'è andato anche Bhagavan, e allora lui se n'è andato, non ci hanno più chiamati, perché non avevamo la testa di serie, come si dice, non avevamo una persona importante che avesse un certo riscontro, perché le valutazioni non sono sulla qualità del Siddhanta o della dottrina, insomma la qualità, il livello, le valutazioni sono quanti seguaci hai, chi sei, quanto conti, e allora vieni qui. Cioè, infatti Ramasharaya disse, andò una volta a vedere Giovanni Paolo II, e appunto dicendogli sono diventato un Hare Krishna. E la reazione è stata, Hare Krishna ha detto, is a sect of Hinduism. Hare Krishna sono una setta degli induisti, che lo volevano come, faceva comodo come peace worker, come l'epigono di Gandhi, ecco, era quello che aveva in qualche modo seguito le orme di Gandhi, lo volevano così. C'è lui e era diventato devoto, e questo non era stato particolarmente gradito, però era stato invitato perché sono importante. Krishna, allora. Questi incontri, meglio questi che altro. Però la pace nel mondo è Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheswaram Suridam Sarvabhutanam Yatvamam Shantim Richati. Si fonda sul fatto che riconosciamo che Krishna è il fruitore di tutti i sacrifici, che Krishna è il proprietario di ogni luogo, pianeta, universo, eccetera, e che è il vero amico degli esseri viventi. Se riescono a, più si conosce Krishna, più si riesce a capirlo, meno lo si conosce, meno si riesce a capirlo. Bisogna conoscere Krishna profonditamente e speriamo che questi incontri servano a conoscere Krishna un po' meglio, non potrei dire. Questa è una domanda. Allora, Prabhupada ha detto un devoto che ha compreso in maniera approfondita la filosofia della coscienza di Krishna non ha paura di niente, non può essere sconfitto, non può essere e parlava anche di impersonalisti, di persone che hanno una certa cultura, ma non può essere
Per cui noi di cosa hai paura di Dio? Ma ci sono anche 1.200.000.000 di musulmani nel mondo, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere paura di 600.000.000 di cristiani o cattolici? Qui? Machado, sì. Interloquire, un contatto, va benissimo, lo facciamo, abbiamo anche un ufficio GBC con Anuttama e compagnia che lo fa. Quello colloquiare, non è che noi appunto abbiamo paura di colloquiare, non vogliamo essere. La domanda originale è perché non siamo lì ad Assisi. La risposta è che sì, ci vedono come c'è una visione geopolitica delle forze religiose nel mondo e noi non siamo considerati molto, molto importanti. Hare Krishna. Ma poi perché paura? Prabhupada voleva andare a parlare col Papa quando è venuto a Roma, proprio quello. Non l'hanno fatto parlare. Paolo VI, no? Prego. C'ero anch'io. Sì, ma ci hanno messo lì in quarta fila per fare coreografia. Sì, in una sala enorme, quella sala che si vede ogni tanto in televisione con quella cosa ovale dietro, 10.000 persone stanno vedendo. Ci hanno messo, perché c'è stata un po' di insistenza, non so chi era, ci hanno messo in, mi sembra in seconda fila, terza fila. E arrivava la televisione, ah, c'è anche quello drasato, vestito d'arancione, c'erano, sono tutti qui dal Papa. Funzionava così. Sei un elemento coreografico. Non abbiamo mica parlato, niente, neanche una parola. Ci ha manco detto buongiorno, come state? Se volete le cose, se poi vogliamo bearci e dire sì, siamo. No, ma non c'è fondamentalmente l'unico contatto al più alto livello è stato con questo, forse è diventato cardinale Machado, che era un indiano di Bombay, che è preposto ai culti. Siamo andati, non so perché, su questa, oggi è il giorno della scomparsa di Prabhupada, adesso stiamo parlando di questa, non so come funziona la mente, comunque segue e poi chiudo adesso. È una persona disponibile con riserva, cioè è quello preposto, è il volto buono della persona che viene, con ampie riserve, perché quello che gli interessa l'ha esplicitato qui, che noi non critichiamo loro, così e loro lasciano tranquilli noi. Quando è venuto quel sacerdote qui che voleva spostarsi qui, come si chiama? Don Luciano, sì, che è venuto anche di recente, l'ho visto di recente. Quando è venuto qui è subito arrivato il vicario di Bergamo, credo. Il vicario ha detto: attenzione, qui succede un incidente, perché c'era il rischio che facevamo un devoto un sacerdote. Se un devoto di Krishna va e diventa diacono, anzi giusto, per fortuna è tornato, capito? Ma se un sacerdote, un consacrato, diventa, non so se fosse presbitero lui, che cos'era? Parroco, sì, però sai, ci sono tre livelli di prete: diacono, presbitero, vescovo. Il vero prete è il vescovo. Il vescovo ha tutti i sacramenti, mentre il presbitero meno, e il diacono è il bhakta, in un certo senso ancora. Va bene, allora, ha detto qui succede, c'è un problema serio, perché, cioè, allora, c'è questo rapporto, sì, il problema è che ormai le religioni
non c'è una discussione a livello teologico profondo. Non è che vai lì, c'è una discussione a livello teologico sulla forma di Dio, ma voi siete idolatri o siamo noi che siamo iconoclasti? Cioè, non c'è un dialogo a quel livello più di tanto, c'è un dialogo più che altro, c'è il materialismo, come ci proteggiamo dal nemico comune, un po' il materialismo, e come non ci pestiamo i piedi a vicenda, come non ci ammazziamo a vicenda. Fondamentalmente tra cristiani e musulmani è come facciamo a non ammazzarci a vicenda, cioè questo è il dialogo, e gli ebrei, no? E come facciamo tutte e due a non ammazzare gli ebrei, perché gli ebrei sempre e i quali adesso stanno ammazzando tutti gli altri, dico vabbè lì. Allora, questo è il discorso, il dialogo, tutto il resto. Noi, e per questo anche non ci sono grandi numeri in un certo senso, a parte in India che cominciano ad arrivare persone, perché noi, Prabhupada voleva che rimanessimo, non ha fatto un'istituzione che voleva prendere piede da un punto di vista materiale, stabilirci materialmente in questo mondo, diventare una religione costituita, non interessava, lui interessava che noi diventassimo coscienti di Krishna. E la critica che aveva per le religioni e le istituzioni costituite è che ormai è diventata una cosa sclerotica, incancrenita, un po' vuota, un po' ritualistica, non c'era più vita. Questo, vita significa vani. Vani, le istruzioni del maestro spirituale, le istruzioni dell'acharya, sono la vita. Questo si tiene una... Noi non interessa che qui vengano 300 persone la domenica a farsi il segno del tilak, se non quello della croce, e vadano poi, non interessa che le persone dinamicamente cerchino di essere coscienti di Krishna. E dobbiamo mantenere questo spirito. E quello è Prabhupada. Ok, basta adesso però, siamo... è qualcosa su Prabhupada? La coscienza di Krishna è la misericordia degli Acharya e di Chaitanya Mahaprabhu, che viene portata dappertutto e in qualche cuore cresce, in qualcuno ci mette un po' di più. Che dobbiamo fare? Hare Krishna. Allora, Srila Prabhupada Ki Jai, risultati del Sankirtan. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 devoti che sono usciti Sankirtan, con 50 riviste Anakadundobi Prabhu Ki Jai, con 5 Maha Sumukha Prabhu Ki Jai, con 5 Maha sempre il banchetto dei libri Ki Jai, con 22 medi Maeja Prabhu Ki Jai, con 5 medi e 18 Maha Rideva Prabhu Ki Jai, con 36 medi e 5 Maha Vasudeva Datta Prabhu Ki Jai, con 27 medi e 21 Maha Bhakta Francesco Prabhu Ki Jai, con 130 medi la reception del Govinda Ki Jai. Sono perciò stati distribuiti 220 medi, 54 Maha e 50 riviste, per un totale di 324 letterature di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Allora, meditando sulla sua scomparsa solo apparente, perciò sulla sua presenza nella forma di Vani, c'è anche un'altra cosa. Oggi noi celebriamo il Govardhan Puja in separazione da Prabhupada. Govardhan Puja per le persone che non potevano venire sabato, per cui oggi ci sarà anche la collina Govardhana questa sera, e qui nel Tempio, e la festa per le persone. Poi alcuni, penso i discepoli di Prabhupada almeno, 4 o 5, nella stanza di Prabhupada alle 7 e mezza, Prabhupada ha lasciato, cos'era, 14 novembre, non mi ricordo l'ora, 7, sì era sera, verso le 7 e mezzo, dopo il Kirtan qui, andiamo nella stanza di Prabhupada e offriamo un'artica a Srila Prabhupada
e niente, va bene, questo è quanto. Poi altri anche possono venire, non è, però ecco, non senza far senza interrompere le funzioni del tempio, voglio dire, noi che siamo tutti in una stanza di Prabhupada, qui gli ospiti si dicono dove sono i devoti, sono tutti via, perché non possiamo portare tutti gli ospiti lì, sarebbe si potrebbe anche fare qui direttamente, è vero, però pensa fare il Guru Puja dopo il Kirtan, però a questo punto dopo si può fare anche qui e le persone sì, è una buona idea, possiamo fare un Guru Puja qui e cantare Samsara dopo il Sandhya Arctic. E le tende si chiudono, no? Dopo si chiudono alle 7, per cui lo facciamo il momento in cui si chiudono le tende. Possiamo farlo un quarto d'ora. Sì, le persone sono già qui. Grazie. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Granta Raj ki jai, Shinitai Gur, Premanande, Hori Hori Gur. Laksha Vriteshu Surabhira Vipalayintam Lakshmi Sahasra Shata Sambrahma Sevimane Govindam Adi Purusham Tamaham Vijami Govindam Adi Purusham Tamaham Vijami Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.